Un saluto da Ivan di Paco Digit. Abbiamo provato qualche periodo fa il Motorola Pro. Oggi Motorola ci ha messo a disposizione la versione Plus del Pro. Terminale che differisce per alcune caratteristiche importanti rispetto all'altro modello. Ma vediamolo un pochino nel dettaglio. Naturalmente stiamo parlando di un telefono che gira sul sistema operativo Android di Google, caratterizzato da una tastiera full QWERTY. Molto molto comoda da usare. Confesso che ci ho messo qualche istante a riprendere un po' di confidenza. Gli ultimi periodi ho avuto a disposizione soltanto telefoni touchscreen, full touch intendo, e bisogna riprenderci un po' la mano con le tastiere QWERTY estese. Devo dire che dopo un po' diventa veramente bello avere di nuovo il contatto con dei tasti fisici. E questa tastiera, tra l'altro, ha un feed veramente valido. Vediamo un attimo il nostro Motorola Pro Plus. Parte superiore con capsula auricolare. Abbiamo qui la tastiera QWERTY, questi quattro tasti fisici col menu contestuale di Android, tasto home, tasto di ritorno e lente di ricerca. Devo dire che forse solo questi quattro tasti a sfioramento potevano essere un pochino più sensibili. Ogni tanto sembrano non sentire pienamente la pressione. Display da 3,1 pollici che, differentemente dal modello Pro normale, ha risoluzione VGA, quindi 640x480 pixel, un display TFT molto valido, assolutamente. Nella parte destra del telefono abbiamo tasto per il controllo del volume, praticamente nulla nella parte bassa, c'è soltanto questo piccolo forellino per il microfono. Nella parte di sinistra abbiamo la presa micro USB del telefono, nella parte superiore abbiamo un secondo microfono per la soppressione dei rumori, jack per la cuffia, tasto di accensione del telefono e una piccola feritoia per aiutarci nella rimozione del cover. Parte posteriore con questo cover gommato, abbiamo fotocamera da 5 megapixel con flash LED. La fotocamera ci consente anche di girare video in qualità HD. Nella parte posteriore, naturalmente, troveremo anche alloggiata una batteria da 1600 mAh, lo slot per la nostra SIM card e uno slot per le schede di memoria. Il telefono è mosso da un processore con clock da 1 GHz, quindi un processore piuttosto reattivo, 512 MB di memoria RAM. La memoria fisica è di 4 GB. Presente naturalmente WiFi e Bluetooth, scambio dati HSDPA 14,4 Mbit, HSUPA a 2 Mbit. Diciamo che, appunto, le differenze sostanziali rispetto al modello Pro normale stanno più che altro nella risoluzione del display, che è VGA. Vediamo qualche caratteristica dell'interfaccia. Premendo questo tasto troveremo tutte le nostre applicazioni. Ecco, una cosa che forse avevo già detto nelle precedenti prove, provando alcuni Motorola, non tutti, trovo che sia ancora un pochino troppo invasiva, troppo presente la presenza del Moto Blur. È richiesto per alcune semplici operazioni l'iscrizione obbligatoria al servizio di Motorola. Questo allunga un pochino i tempi e non so poi nella realtà a che cosa possa servire. Di fatto si è visto che in alcuni degli ultimi telefoni questa cosa è scomparsa, negli ultimi telefoni di Motorola. Vediamo, qui abbiamo la parte telefonica con una grafica abbastanza consueta per quanto riguarda Android, in questo caso Android in versione 2.3.6, quindi una delle versioni più recenti del sistema operativo. Naturalmente presente la ricerca intelligente, l'elenco delle chiamate fatte, ricevute e perse, l'elenco dei nostri contatti e
e una casella preferiti dove possiamo inserire i numeri che chiamiamo con maggiore frequenza. Questo Motorola non fa torto alla tradizione di Motorola nella qualità telefonica, assolutamente di primo livello, la capacità di dialogo con la rete in trasmissione e in ricezione, e buonissimo anche il padiglione auricolare, davvero con una fedeltà e anche un volume di primissimo livello. Interfaccia che, come di consueto per Android, è abbondantemente personalizzabile tramite widget che possiamo muovere, far scomparire, aggiungere, e collegamenti che ci permettono di mettere là dove noi vogliamo tutto ciò che abbiamo, di cui abbiamo sempre necessità, dove preferiamo trovarlo. Quindi tutto molto immediato e molto veloce. Nessuna novità per quanto riguarda la gestione della casella di posta elettronica. Oramai non è più come dicevo, non è più una novità la velocità con cui Android ci permette di consultare la nostra posta elettronica. Stesso discorso direi che possiamo farlo per quanto riguarda il browser velocissimo nel caricare i contenuti, in questo caso pieno supporto al flash player, in quanto il telefono utilizza un processore con frequenza di 1 GHz, quindi supporta pienamente il flash player. Nessuna incertezza nel caricare le pagine. Direi, come mi capita spesso di dire quando provo terminali Android, direi che siamo in presenza solo di conferme della validità del lavoro svolto da questo browser. Vediamo qualche piccola altra cosa, anche se di nuovo non c'è moltissimo. Abbiamo la calcolatrice, il nostro calendario, cartella dei contatti, comandi vocali di Android che funzionano molto bene. Cosa interessante, nella tastiera QWERTY abbiamo anche un tastino dedicato all'utilizzo dei nostri comandi vocali. Ecco, una cosa, guardando la tastiera, che non mi ha fatto proprio impazzire sono i tasti in seconda funzione. Ogni tanto può capitare, scrivendo qualche testo, di dover utilizzare ambedue le mani contemporaneamente per attivare la seconda funzione e per scrivere i numeri. Del resto i miracoli non si possono neanche fare, lo spazio è un po' quello che è. Presenti classici client di YouTube, possiamo aggiungere quelli dei nostri social network preferiti. Preinstallata una versione di QuickOffice che, nonostante il telefono abbia una chiara vocazione business, permette soltanto la lettura dei file Office. Bisognerà fare l'upgrade a pagamento per la versione full di questo programma, per fare anche l'editing dei file o la creazione da zero di nuovi file. Bene, non ho speso 2 parole sulla fotocamera che rientra abbondantemente negli standard di questo tipo di telefoni. Direi che fotocamera di valore assolutamente medio, ci sono certamente telefoni che fanno di più, ma questo telefono probabilmente non ha la vocazione alla multimedialità. È un telefono nato, direi, più che altro per chi col telefono ci lavora. Chiaramente direi che anche una dimensione del display un po' più piccola rispetto al normale, una capacità della batteria più ampia, migliora un pochino anche l'autonomia del telefono, senza esagerare, perché ritengo che questo sia un po' il tallone d'Achille degli smartphone delle ultime generazioni. Evito di commentare tutte le volte, ma io ho dei grossissimi problemi a superare la metà della giornata con un utilizzo veramente molto corposo di questi apparecchi. Faccio fatica davvero a superare la metà giornata. Bene, direi che le cose essenziali di questo telefono le abbiamo dette. Non mi resta che ringraziare Motorola per averci messo a disposizione questo esemplare per la prova, e vi saluto e vi rimando alle prossime prove.